Infiammazione al tendine dell'alluce, vescica ai piedi e tanta fatica. Nonostante le diverse difficoltà, il 60enne Paolo Iudi ha portato a termine la sua ultima avventura, i 1000 chilometri, alla manifestazione podistica agonistica Ultramarathon Festival Summer Edition, disputata dal 13 al 30 settembre a Policoro, in provincia di Matera. Finanziere in pensione, residente a Fano, Paolo era già riuscito a salire sul terzo gradino del podio durante la 6 giorni del 2021, ottenendo anche il secondo posto assoluto italiano e il primo di categoria Master M55, che è la top 10 di tutte le specialità. Ma non si ferma mai. Una vittoria sia professionale che personale, visto che 7 anni fa, a causa di un terribile infortunio al tendine d'Achille, era stato sottoposto a un delicato intervento che lo aveva costretto ad abbandonare questo sport, poi ripreso con tante soddisfazioni. Anche se oggi si porta dietro gli strascichi dell'intervento, non demorde. Che cosa l'ha spinta a partecipare anche quest'anno alla gara? Noi ultramarotneti cerchiamo sempre qualcosa di nuovo per andare sempre oltre il limite. E mi è capitato di vedere appunto che c'era questa occasione di poter partecipare a 17 giorni e, in quanto io mi è sempre affascinato il fatto di poter provare a correre per 1000 miglia. In Italia mi sembra che sono solo in 3 che sono riusciti in questa, diciamo, impresa e quindi mi sarebbe piaciuto poter raggiungere quella distanza che poi per tanti motivi in questa occasione non ci sono riuscito, ma credo di aver raggiunto comunque un buon chilometraggio, perché 1000 chilometri non sono pochi poi nelle condizioni in cui io li ho affrontati. Infatti lei a un certo punto ha dovuto cambiare i piani, che cosa è successo? Nel mio caso ho avuto delle vesciche al secondo o terzo giorno che praticamente ne ho avute molteplici sul piede destro, che è quello che lavora, e quindi questo imprevisto mi ha condizionato e mi ha creato appunto poi un ulteriore infortunio sul piede, sull'altro piede, che ho avuto un'infiammazione grossa all'alluce e che mi ha condizionato e mi ha costretto a star fermo praticamente per 3 giorni. E poi come è riuscito ad andare avanti nonostante tutto? È difficile, la determinazione, la voglia di dire no, questa volta ci devi riuscire. E devo dire che è stata veramente dura. E quando è arrivato al traguardo, cosa ha pensato? Beh, quando è arrivato al traguardo, l'unica cosa che pensavo è di levare le scarpe, che poi non erano più scarpe perché le avevo talmente tagliate in tutte le maniere che erano diventate praticamente dei sandali francescani. Praticamente era un unico gambaletto, diciamo, gessato fra calzini, cotone, eccetera. Che quindi il mio pensiero era solo quello di tirare un sospiro di sollievo e di poter andare subito a levarmi tutto quanto, insomma, che poi non è stato facile perché mi sono dovuto far aiutare in questa che comunque è stata un'ulteriore impresa, ecco, perché i dolori. Paolo, ma lei ce l'ha un motto? E quando sono in queste gare dove la difficoltà è tanta, e a volte, il mio pensiero va sempre a mia figlia, che ho perso 15 anni fa in un tragico incidente stradale, e quindi lei, diciamo, vive in parte in cielo, in parte nel mio cuore, e quando arrivo è naturale che il mio primo pensiero va a lei, insomma. E quindi, diciamo, è come un doping naturale.